ragazzi, neanche farla apposta, uno di voi mi ha chiesto qualche giorno fa, che ha visto nelle mie storie questo bello Scania, mi ha chiesto se potevo portarli sul canale e guarda qua, oggi mi hanno mandato a prenderlo. Guardate qua, molto simile agli Omni Express che avevo già portato, solo un po' più lungo. Quanto mi piacciono gli Scania, anche se mi pare abbiano un po' di problemi ultimamente. Se non ho capito male, mi hanno detto che questi modelli stanno dando un po' di problemi meccanici. Nella sua lunghezza, solito 12 metri di linea e... entriamo, guardate che belli alti. Sì, guarda qua che bella seduta che hanno. Si sta in alto, si ha un'ottima visuale della strada. Questo beh, la classica console che avrete già visto sugli Omni Express, insomma. Devi dargli una ripulita magari, perché non è pulitissima, però. Intanto lo trasferisco e lo porto nell'altro deposito, perché questo devo fare. Eccoci qua, i classici interni che montiamo un po' su tutte le nostre macchine, la solita catenella che delimita la zona conducente che chiude la porta anteriore, e 54 posti a sedere, 16 in piedi, capienze ovviamente sempre omologate. Che vi parlo di queste, non stiamo a fare i conti del periodo, poiché una volta sono 50%, una volta 80%, una volta 100%, un macello. La nostra bella seduta, con i braccioli regolabili. Solito sedile ad aria, solite regolazioni, riscaldato, lombare, altezza del sedile, questa è la durezza. Io post incidente in moto lo tengo sempre morbido, altrimenti mi rompe la schiena. Da libretto, ok, ha un motore discreto, anche se più grosso degli Iveco, perché questo è un 9300cc grosso modo, da 265 kW a gasolio. E un'ottima coppia, infatti si sente quando si schiaccia. Si chiama anche questo Omni Express 320, il modello esatto è un 2015, pochi chilometri, peccato che abbiano problemi vari ultimamente e che anche su questi la qualità, ad esempio della zona conducente dei volanti, non sia eccelsa, purtroppo un po' come sugli Iveco. Capiamo quanti chilometri ha adesso, 269.000, per cui pochini per essere già consumato così il volante. Forse di qua si vede meglio, sì, qua penso si veda bene, dove si tiene più spesso è veramente già usurato. Non ha il tasto per il cruise, questo, come gli Omni Express che avevo portato già sul canale, quelli piccoli della montagna, che posso mostrarvi. Qua abbiamo il display che ci mostra come stiamo messi a clima. Sulla sinistra il solito bottoncino stacca batteria, le trombe, alza, abbassa, traction control. Di qua abbiamo il classico bottoncino per il kneeling. Non è in moto, dunque non funziona. Cambio, cambio void, comandi autoradio. E siamo allineati circa quelli che avevo già portato, dai. Oggi vi porto a fare un giro tra Reana, Nimis, Qualso. Questa sera mi pare si concluda la linea. La particolarità di questi mezzi, stavo quasi dimenticando, è che sono un po' più bassi rispetto agli
Iveco e dunque sono gli unici che passano nei sottopassi di Reana assieme agli Integro, anche gli Integro sono un po' più bassetti. Con gli Iveco si prende sotto e dunque ci hanno messo questi belli Scania che invece ci passano e io sono molto contento quando guido gli Scania. Questo è il mio turno di oggi, dunque del sabato. Sono ancora nel gruppo polmone, per cui mi arrivano ovviamente sempre turni lunghi, sempre grosso modo i peggiori. Finché non verrò trasferito, questa più o meno è la mia condizione attuale. Di positivo c'è che cambio ogni giorno mezzi, ogni giorno linee, e dunque ho l'occasione di guidare tante macchine diverse, magari di portarvene ancora qualcuna interessante sul canale come questa. Dai che si parte anche questo sabato on the road. Ciao! Già che ci sono, vuoi non fare uno start? Ecco, apriamo anche la porta dietro così si sente bene questo 9600. Dai che si va! Eccolo qua, devo dire anche questo un po' di scricchioli di troppo come gli Iveco, gli Integro restano sempre i più silenziosi, i più compatti, quelli assemblati meglio, però dai niente male questo Scania. Pronti via e si rientra a vuoto a Udine, si porta giù la macchina per riprendere la linea poi alle 12 e qualche minuto. Adesso devo scendere ad aprire il cancello. Scivola!